sono molto soddisfatto di questa scelta. Felice di aver scelto il Canada come paese in cui vivere. Davide Di Federico, originario dell'Abruzzo e emigrato in Canada nel 2014, non ha dubbi. Il suo Canadian Dream si è realizzato. Avendo parenti qua, da parte di mio padre, sono venuto spesso, anche prima, solo per visita. E quindi è stato un mio desiderio venire qua e stabilirmi qua. Di Federico non è l'unico. Secondo un sondaggio Léger realizzato in esclusiva per Omni News su 1500 immigrati in tutto il paese, l'84% delle persone intervistate si è detto estremamente soddisfatto della propria scelta di trasferirsi in Canada. Per molti però il Canadian Dream si è talvolta scontrato con difficoltà inattese, fra cui un costo della vita sempre più alto. Prima riuscivi tranquillamente anche a mettere da parte i soldi, attualmente è molto 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 difficile. Quindi c'è una maggiore difficoltà anche a fare le cose più semplici. Everything costs more with 2 million people lined up at food banks because they cannot afford food. We're going to still deliver the things that matter to Canadians, like food in kids' bellies, childcare spaces and supports for seniors to go to the dentist, many of them first time in years. They don't have to necessarily be policies that are specifically targeted only to immigrant communities, but I think their policies that they have some traction within the broad base of immigrant populations in the country. Come sottolinea Andrew Hans di Léger, è normale che le piattaforme dei partiti e il dibattito politico ruotino intorno a temi centrali per una grossa fetta della popolazione come quella rappresentata dai newcomer, fra cui il caro vita, che ha ridotto il potere d'acquisto delle famiglie costringendo a sacrifici quotidiani e che non a caso è una delle ragioni indicate da chi, come il 45% del campione, ha ammesso di aver cambiato opinione e orientamento politico da quando è arrivato in Canada, con il 70% convinto che vi sia bisogno di un cambio al governo. Molta gente è molto insoddisfatta per quanto riguarda il costo della vita, gli affitti, per acquistare una casa, i generi di prima necessità, tutte spese che vanno ad influenzare anche il voto politico, ovviamente. E se il 44% dei nuovi arrivati ha espresso sostegno per il Partito Conservatore, con il 26% degli intervistati che fra tutti i leader dei partiti federali inviterebbe a cena proprio Pierre Poilievre, un 28% invece non saprebbe davvero per chi aggiungere un posto a tavola. Io voterei ancora per Trudeau. Attualmente non vedo un altro che è migliore di lui. Mi sono stufato delle leggi che Trudeau ha fatto. Le cose cambieranno. Secondo me le cose cambieranno perché il paese non sta troppo andando bene. Da parte sua Di Federico sottolinea di non aver ancora deciso per chi votare, augurandosi tuttavia che qualunque sia il risultato delle prossime elezioni porti a un vero cambiamento per tutti. Spero veramente che il paese passi da questa, diciamo, situazione a una situazione migliore.